Ringrazio veramente Giovanni per avermi la parola, che ci ha, per la sua disponibilità e anche con gratuità si è impegnato ad accompagnarci in questo percorso, e a lui il compito di spiegare che cosa farà, cos'è il Disability Manager. Grazie. Grazie per l'invito oggi, ma grazie ancora di più per averci coinvolto in questa avventura. Io sono il direttore della LEDA, che è la Federazione Regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e dei loro familiari, quindi in genere ci occupiamo di rappresentanza e di diritti rispetto alle istituzioni regionali, ma anche di coordinamento delle associazioni, perché siamo, come dire, molto coinvolti nel processo delle associazioni del territorio. È abbastanza raro, insomma, che però entriamo proprio nella vita quotidiana del livello locale, e lo abbiamo fatto in questa occasione per due o tre motivi. Il primo è perché l'idea, la proposta dell'istituzione di Disability Manager a Cremona viene dal mondo associativo, e per noi questa è garanzia, insomma. Se non ci fosse stato questo avremmo fatto forse un po' di difficoltà. E il secondo motivo, e non me ne voglio l'assessore servizi sociali, è che questa iniziativa è portata avanti dall'assessorato alle pari opportunità. Questo per noi è fondamentale, con tutto il bene che vogliamo al mondo dei servizi sociali. Questo è un passaggio che fa la differenza. E proverò a spiegarvi perché, quindi dentro questa differenza, a capire cosa possiamo aspettarci dal futuro Disability Manager di Cremona, poi sarà lui a venire a spiegare cosa farà, però come ce lo siamo immaginati. Volevo partire da fare i complimenti al grafico che ha impaginato la convenzione, che è la legge internazionale che tutela i diritti delle persone con disabilità, sicuramente per il logo, perché è un logo originale, interessante, con dentro dei contenuti, richiama alcuni aspetti classici della disabilità ma uno sguardo innovativo. In realtà vorrei fare i complimenti per un qualcosa che non so quanto ci abbia pensato, cioè di aver messo in evidenza, maiuscolo, grosso, la parola diritto. Questo è un altro punto che fa la differenza. Lo ha già detto Guido, perché le associazioni si mettono insieme? È bello essere tante e diverse e fare tante attività diverse, ma quando si parla di diritti o ci mettiamo insieme o perdiamo. Perché promuovere e far nascere la figura del Disability Manager? Innanzitutto, ma abbiamo bisogno di Disability Manager? Perché forse non lo dobbiamo dare per scontato, perché a volte si fanno delle iniziative e si parte subito, no? Come fare, che fare, soldi, non soldi, risorse, eccetera. Però prima bisogna chiedersi, ne abbiamo bisogno. Abbiamo sentito in apertura l'elenco di una parte delle iniziative che l'amministrazione comunale fa in favore delle persone con disabilità. L'elenco che abbiamo sentito riguarda le azioni più innovative, no? Quelle, diciamo, un po' di punta. Poi il comune di Cremona, come tutti i comuni, forse meglio di più, hanno tante attività ordinarie legate soprattutto legate al soprattutto servizi sociali in favore delle persone con disabilità, e i cittadini di Cremona non hanno solo il comune a cui rivolgersi, c'è tutto il comparto sanitario, sociosanitario, ci sono le associazioni, le cooperative. Non facciamo già abbastanza per le persone con disabilità? Non impieghiamo già abbastanza soldi e risorse per le persone con disabilità? Questa non è una domanda che così si fa per retorica. Ce la fanno sempre. Cioè, ogni volta che come associazioni andiamo di fronte all'istituzione pubblica a reclamare di più, ci chiedono, oh, ma non ci siete solo voi, eh? Ci sono i poveri, ci sono i disoccupati, ci sono le persone anziane, ci sono le persone con problemi di dipendenza, ci sono i bambini, ci sono gli immigrati, non potete prendere tutto voi. Giusto porsi questa domanda. Abbiamo bisogno del disagente. Cioè, perché? Ecco, il gruppo di lavoro, che anch'io ringrazio, perché è stata una bella esperienza di apprendimento per me e per noi, ha iniziato il suo cammino
con una domanda che dobbiamo sempre porci tutti quando partiamo a pensare di fare qualcosa per le persone con disabilità o con le persone con disabilità. Che cos'è per noi? Immaginiamo che possa andare una volta nella classe, là in fondo, nella curva sud dei ragazzi, a cui va tutta la mia stima e solidarietà, perché oggi sono qua, e magari ascoltano cose che sembrano distanti dalla loro esperienza quotidiana, e proponessi a loro di disegnare una persona con disabilità. Loro sono bravissimi sicuramente, però posso già immaginare il risultato. Tante persone in carrozzina, un po' di bastoni per ciechi, altre varie situazioni di questo tipo, poi un paio di creativi ci sono sempre che mi disegnano boschi, aquiloni, eccetera. Perché dico ci sono sempre? Perché questo è un piccolo test che facciamo quando incontriamo qualcuno per la prima volta a parlare di disabilità. E il fatto interessante è che tutti rispondono così, come vi ho detto, dai bambini della terza elementare agli assistenti sociali, agli studenti delle scuole superiori, agli avvocati, ai giornalisti, tutti così, chi più chi meno, qualche carrozzina in più, qualche cosa, ma poi c'è sempre qualcuno che fa anche una persona apparentemente normale, tutti così. Allora vuol dire che al di là delle parole, al di là dei nostri discorsi che sono fondamentali, dentro di noi, dentro ognuno di noi, dentro la nostra testa, dentro la cultura della società, abbiamo l'idea che la disabilità sia una sfortuna personale, sia un grosso guaio che capita ad alcune persone e che coinvolge la vita di quella persona e della sua famiglia, a cui noi generosamente, come società, quando possiamo, diamo una mano, anzi, ne diamo un sacco di mano. Quanti soldi si spendono per le persone con disabilità? Quando la Convenzione ONU, leggetela nel preambolo, al punto G, lo sparo un po' così, da quella parte, definisce la disabilità come un concetto in evoluzione, dice un qualcosa che per noi è lontanissimo, perché quando entriamo in una stanza, noi immediatamente distinguiamo chi è disabile e chi no, poi diciamo siamo tutti disabili, però non è vero, dentro di noi sappiamo, è inutile che stiamo qua. Per noi, per lo stato, per la situazione in cui noi siamo, la disabile è ancora un aggettivo che qualifica una persona. Ma che cosa c'entra con disabilità? È uno dei motivi per cui abbiamo bisogno anche di un disability manager. Dico anche perché non è che dobbiamo caricarlo, già avrà un sacco di guai da risolvere e da affrontare. Non è che dobbiamo caricarlo di risolvere i problemi del mondo, risolvere i problemi di tutte le persone con disabilità. Però è questo. La Convenzione dice che la disabilità è un concetto in evoluzione. Cioè vuol dire che è un'idea che cambia nel tempo e nello spazio. Noi oggi a Cremona abbiamo la possibilità di cambiare idea sulla disabilità. Questa è la sfida. Questo è l'impegno. La disabilità non è quella cosa lì che pensiamo. La carrozzina non è costretto in carrozzina, segno di grande sfortuna nella vita, è uno strumento di libertà. Gli ausili sono strumenti di libertà, l'accessibilità è una possibilità di libertà. Cioè dobbiamo convincerci, giorno per giorno, nelle piccole scelte che facciamo, che la disabilità è una situazione di emarginazione, la disabilità è la discriminazione che noi mettiamo in campo verso persone che hanno delle menomazioni, tra l'altro alcuni di più, alcuni di meno, in modo che se li guardassimo con grande razionalità, del tutto incomprensibile. Tant'è vero che cambia. Avere, convivere con la sindrome di Down a Stoccolma, a Milano, a Dakar è una cosa completamente diversa, sono vite diverse. Pure la menomazione è la stessa. La disabilità è questa cosa molto complicata. Questa idea anche di continuare a voler classificare disabile, medio grave, intellettivo, fisico, motorico, tutto così.
Attenzione, questi non sono discorsi teorici. Se guardiamo tutti i provvedimenti normativi che riguardano la disabilità, seguono questa logica. Fondo per la non autosufficienza da 1000 euro a chi ha, viene considerato disabile gravissimo, c'è una tabella per dare, definire quella cosa lì. Puoi lavorare e devi passare una certificazione che è sanitaria, che dice se sei disabile fisico o psichico, perché sono due mondi diversi. Tutto così. E quando parliamo di diritti, tutto questo non deve contare più. Io voglio fare anche un dimentico al questore, perché ha detto una cosa magnifica, può sembrare banale, ma un mondo in cui tutti dobbiamo scappare dalla stessa parte per salvarci, è un mondo bellissimo. Noi non vorremmo mai scappare, noi vogliamo poter stare insieme qua tranquillamente, ma la vita è complicata. Può darsi che abbiamo bisogno di scappare per metterci in salvo da un pericolo. Ecco, almeno quando scappiamo, poter scappare tutti insieme. E non che ci sia qualcuno che deve guardare e dire: oddio mio, se vado di lì poi mi scappo. Io devo andare di lì. No, dove va, va. È una bellissima metafora della società che vogliamo costruire. Un mondo dove si vive tutti insieme, si fanno le cose tutti insieme. E dove le differenze non sono diversità, dove le differenze sono quello che fa crescere la società. In questo percorso, che è stato fatto di pochi incontri, però molto intensi, con molti scambi, molto interessante è stato, è emerso come la disabilità, dentro questa visione che la chiude, no? Nella menomazione delle persone, di fatto, soprattutto quando il gioco si fa duro, è sempre confinata lì, nell'assistenza, nel sociosanitario, nei servizi sociali. Finché si sta in quel recinto non se la passa male, se pensiamo ad altre situazioni di difficoltà e di disagio. Ma appena vuol mettere fuori la testa, invece le difficoltà crescono, aumenta, si complica. Ecco perché è importante che questo percorso non nasca dai servizi sociali, ma nasca dalle pari opportunità, perché è di questo che dobbiamo parlare. È di questo che deve iniziare a parlare già i servizi sociali, perché l'articolo 19 della Convenzione ONU al punto 2 dice che i servizi sociali hanno come unico obiettivo l'inclusione nella società. Tutto il resto sono strumenti, il benessere, l'autonomia, tutte le cose che usiamo noi, sono strumenti, ma per sapere se un servizio sociale funziona bene o no, l'unico obiettivo è l'inclusione nella società, vivere come gli altri e con gli altri, e questo per tutte le persone con disabilità, anche per quelle che hanno bisogno di maggior sostegno, quello che noi un po' volgarmente chiamiamo grave. Però al di là dei servizi sociali c'è tutto un mondo, e se l'inclusione vuol dire pensare che le persone con disabilità, tutte le persone con disabilità, possano usare, usufruire, vivere tutte le opportunità che la città di Cremona offre in condizioni di uguaglianza con gli altri, con le stesse opportunità. Su questo terreno i servizi sociali possono fare ben poco, possono fare qualcosa, ma possono fare ben poco. Abbiamo bisogno di alzare lo sguardo. Ecco allora che la figura del disability manager dovrebbe essere uno strumento, una specie di leva, no? Come tutti gli utensili, non sono importanti in sé, ma per la loro capacità di moltiplicare l'energia, no? Una leva. Non è importante in sé, ma per come la usiamo, per come ci permette di sollevare pesi maggiori di quelli che noi possiamo fare con le solo le nostre mani. Il disability manager dovrebbe proprio avere questa funzione, aiutare il comune di Cremona a essere più giusto, più rispettoso dei diritti di tutte le persone con disabilità. Ecco, in questo percorso abbiamo fatto alcune scelte, non abbiamo fatto nessuna scelta, abbiamo proposto alcune scelte. Poi la scelta è una responsabilità politica, importante.
importante questo. Non è un gruppo tecnico che fa le scelte, fa delle proposte, però ci dentro pensi. Una di queste scelte è che si è proposto al Comune di Cremona che questa figura abbia un taglio tecnico, di alto profilo, ma tecnico. Ma perché? Se devi caricare tutta questa responsabilità, non è meglio mettere un politico, oppure una figura, come dire, di grande respiro, eccetera, che si voglia, possa accogliere. No, un tecnico possibilmente in tempo. Questo se qualcuno si carica, se qualcuno ha le possibilità di farlo. Tecnico possibilmente interno. E questo perché? Perché la funzione del Zabiti Manager non è fare il lavoro degli altri. L'assessore ai servizi sociali deve continuare a fare l'assessore ai servizi sociali, l'assessore alle pari opportunità deve continuare a fare l'assessore alle pari opportunità, ma anche chi si occupa di parchi e giardini deve continuare, o ai trasporti deve continuare a fare il suo lavoro. E quindi è una figura di servizio. Una figura che si mette a servizio dell'amministrazione comunale, non da sola, possibilmente con un po' di risorse almeno materiali, umane, insomma, ci sia un ufficio, che abbia prima tutto una funzione di osservazione, perché se la disabilità è un concetto, una rappresentazione, ecco, abbiamo bisogno di qualcuno che ce la racconta, che ponga delle domande, senza avere tutte le risposte in tasca, perché non deve essere un tutore, uno che la sa, che deve dire agli altri cosa devono fare. È un qualcuno che deve porre delle domande, ma il tuo servizio anagrafe è accessibile? Non è accessibile, ma è accessibile proprio a tutti, tutti, tutti. Ma vediamo. Il tuo sito internet è accessibile. Non è che devi saper fare il sito internet, o saper gestire il servizio anagrafe, o sapere cosa vuol dire avere una rete di trasporti accessibile. Deve alzare la mano e dire, scusa, ma è vero, come andiamo? Quindi una figura tecnica di supporto e di servizio, una specie di coscienza clinica dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale con le sue responsabilità politiche, tecniche e amministrative si faccia carico del tema della disabilità, che non vuol dire aiutare le persone sfortunate, ma dire io come amministrazione cosa faccio per rimuovere le barriere che causano la disabilità, le barriere ambientali, le barriere comportamentali, cosa faccio in questo percorso, in questa sfida che sta lanciata all'umanità, dove non c'è centro e periferia, dove non c'è grande e piccolo. Se a Cremona si creasse una situazione molto favorevole ai diritti delle persone con disabilità, questo avrebbe un riflesso importantissimo tutte le persone con disabilità che vivono nella nostra regione. Allora, dentro questo percorso abbiamo anche iniziato a mettere a fuoco tre aree fondamentali di lavoro del disability manager. La prima è che il Comune di Cremona, come tutti i comuni, è una realtà che dove persone lavorano, una realtà che conta dei servizi, una realtà che ha un suo funzionamento. Allora, prima di dare lezione agli altri, bisogna guardarsi in casa. E quindi il disability manager dovrebbe iniziare a verificare quanto il Comune di Cremona, nel suo funzionamento quotidiano, ordinario, come datore di lavoro, come realtà che acquista servizi, sia rispettoso dei diritti fondamentali dei lavoratori con disabilità che tutti i giorni fanno il Comune di Cremona, lo rendono visibile, lo rendono vero, concreto. Non è un caso che partiamo da qua, perché la figura del disability manager nasce nel mondo del lavoro, è una realtà che nasce, già la parola stessa lo dice, non certo in Italia, nei paesi anglosassoni, come realtà all'interno delle grandi aziende, per facilitare l'inserimento delle persone lavorative e persone con disabilità, per evitare di essere accusati di discriminazione. Ecco che però in Italia, nella sua interpretazione, si è pensato che potesse avere una funzione pubblica. Se ne parla da tanto, le esperienze sono poche. Ecco perché in questo percorso non abbiamo immaginato di venire a fare delle lezioni,
abbiamo costruito non la figura di disability manager in teoria, ma la figura di disability manager a Cremona, qua, perché abbiamo bisogno di un cremonese che sappia interpretare le mille modalità in cui una persona con disabilità possa essere inclusa o esclusa. E la seconda parte riguarda invece proprio il comune di Cremona, che nella sua attività fondamentale offre dei servizi ai suoi cittadini, nelle sue funzioni fondamentali. E il comune, come tutti i comuni, offre dei servizi, possono essere dalla nave, dal trasporto, dai parchi, tutti i vari servizi che direttamente il comune offre ai suoi cittadini. Anche qua si tratta prima di tutto di fare una verifica, non siamo sicuramente all'anno zero. Tantissimo è stato fatto, cioè, se oggi pensiamo di aver bisogno di disability manager perché alle spalle di cose ne abbiamo fatte, abbiamo in qualche modo bisogno di pensare di completare una corsa, segnare un gol dopo tante azioni. Ecco che allora mettere insieme i vari settori, i vari servizi e chiedere: ma in quella progettazione hai pensato alle persone con disabilità? Pensando a quel centro estivo, hai pensato che sicuramente ci saranno bambini con disabilità che si iscriveranno? Progettando quell'area giochi, hai pensato che sicuramente ci saranno dei bambini con disabilità che vorranno? E così via. Tutti, pensando all'anagrafe, perché è la cosa così immediata. Ogni tanto ci tocca, ogni tanto ci tocca andare. No, è accessibile, sì, ma la macchinetta per prendere il bigliettino, lo schermo dove mettere il numero, l'uscita di sicurezza. Avete capito che sarà un bel mondo di scambio? Perché non potrà accontentarsi della risposta sì, sì, come, per tutti. E poi c'è una terza, come dire, grande funzione, che invece è il comune di Cremona quando si rivolge alla società, nel suo svolgere le politiche, nel suo implementare, non nel suo decidere, certamente. Però a un certo punto dovremo renderci conto che ogni volta che si mette in atto una manifestazione pubblica, una politica pubblica, anche che non ha niente a che vedere direttamente con i temi della disabilità, bisognerà fare attenzione al fatto che ci potrà essere il paziente malato con disabilità, che le persone con disabilità non sono malati ma possono ammalarsi, ci potrà essere il bambino, ci potrà essere la persona con disabilità che ama andare a una manifestazione sportiva, o fare sport, o andare a un concerto, o partecipare a una manifestazione di piazza. In tutti questi vari settori dire: ma tu che hai progettato questa cosa, hai pensato che? Con uno sguardo che si possa aprire sempre di più a tutte quelle condizioni che possono generare disabilità. Qui quella che conosciamo di più è la condizione delle persone con disabilità motoria, che sono tutte persone in carrozzina. È anche la condizione dove abbiamo più intimamente tutti capito, e quando una persona usa la carrozzina per muoversi incontra una scala, il problema è la scala, non la carrozzina, quasi tutti. Allarghiamo, sicuramente abbiamo in mente le persone con disabilità motoria, sicuramente abbiamo in mente le persone con disabilità intellettive, forse dovremmo avere anche più in mente le persone con disabilità sensoriali. Ecco, dobbiamo man mano allargare lo sguardo per dire veramente tutti, per avere l'ambizione che tutta la società sia a misura di tutti. Io voglio rinnovare complimenti al questore, perché non è usuale sentire questa visione della società da chi non frequenta tutti i giorni le persone. Ecco, questo è un po' la visione, è il percorso che abbiamo alle spalle, che è un percorso di idee, di ragionamenti, e anche questo è un titolo di merito dell'amministrazione comunale. Prima di fare qualcosa con le persone con disabilità, mettiamoci la testa, non è che qualunque cosa si faccia vada bene, eh? Perché io vedo in giro tante realtà spontanee che fanno interventi per le persone con disabilità, ma che al posto di favorire l'inclusione facilitano ancora di più la separazione, la
che mantengono l'idea della loro comunicazione, della loro relazione, che la disabilità sia una questione personale, con tanta compassione, con tanto pietismo però. Invece la disabilità è una questione di cittadinanza. E dentro questi ragionamenti fatti nasce poi l'implementazione di un percorso che noi guardiamo non solo perché ci siamo stati dentro, ma per il risultato che vediamo, con grande speranza. Con grande speranza anche perché al di là del lavoro di progettazione c'è un mondo associativo che seguirà passo passo questa implementazione, che sosterrà questa figura, perché le resistenze ci saranno e saranno tantissime e non potrà che essere altrimenti, anzi sarà un indicatore da dare al disabilità. Se non otterrai resistenze vuol dire che non stai lavorando tanto bene. Tu devi essere uno che suscita delle resistenze, a cui qualcuno ogni tanto deve dire basta, ma insomma non ne possiamo più, no, giusto? Perché la disabilità è una questione complessa. Nessuno di noi ha risposte in tasca per capire come costruire una società davvero inclusiva. Le sfide sono sempre più alte, ma il territorio di Cremona, in particolare, come tutti i territori, ma in particolare, ha dentro di sé competenze, intelligenze, passioni per risolvere moltissimi dei problemi che ancora oggi a Cremona fanno sì che molte persone con disabilità, nonostante tutti questi sforzi, vivano ancora situazioni e condizioni di discriminazione che oggi, 3 dicembre 2015, non possiamo più tollerare, non possiamo più considerare accettabili, non possiamo più considerare normali. Ecco, la funzione del disability manager, la figura del disability manager deve essere quella realtà di servizio che aiuterà l'amministrazione comunale di Cremona e la città di Cremona, tutti noi cittadini, tutti voi cittadini di Cremona, a creare una città maggiormente rispettosa dei diritti umani delle persone con disabilità, in cui tutte le persone con disabilità potranno dire la loro, offrire il loro apporto per costruire una città veramente migliore per tutti. Grazie. Parlando con tante persone anche delle associazioni, penso solo a un gesto molto quotidiano.